Io auguro una buona giornata a tutti e benvenuti al nostro secondo incontro di questo corso di aggiornamento e naturalmente ringrazio il professor Pezzino che è venuto a darci il suo contributo. Allora, il professor Pezzino è innanzitutto il presidente degli istituti della Resistenza d'Italia, no? Dell'Istituto Nazionale Parri. Voi ci conoscete come i docenti degli istituti del Veneto, esiste tutta una rete in tutta Italia e il professor Pezzino è il nostro grande capo. Già, questo no, giusto, Piccolo coordinatore, il mettiamo per coordinatore. Allora, è già docente di storia contemporanea presso l'Università di Pisa, si è occupato di svariati temi della storia del Novecento italiano. Partendo dalla società meridionale, dalla riforma agraria alla criminalità organizzata, ha scritto molti libri sulla mafia, si è occupato però soprattutto della storia dell'antifascismo, della resistenza, dei crimini di guerra, portando un contributo basilare al filone della ricerca sulla storia delle stragi naziste. Dalla metà degli anni 90 ha contribuito a fornire nuovi schemi interpretativi della storia dell'Italia, tra fascismo, guerra mondiale e transizione alla Repubblica. Anche per quanto riguarda le sue opere, anche qua riflettono i tantissimi interessi, perché ci sono libri sulla mafia, libri sul fascismo, sull'antifascismo e poi tanti libri sulle stragi. Il massacro Guerra Civile a Montesole, Sant'Anna di Stazzema, un termine di paragone casi di conflitti interni alla resistenza toscana, la costruzione di una mappa complessiva delle stragi, il rifiuto della giustizia penale, una grande illusione. Quindi ci sono moltissimi libri che riguardano proprio l'argomento di cui andiamo a parlare oggi e di cui ha curato, cioè l'Atlante delle stragi. Grazie. Grazie, grazie a voi dell'invito, grazie della presentazione. Vi devo esprimere subito una preoccupazione, spero che funzioni la condivisione dello schermo, perché ovviamente dovendo parlare di banche dati dovrò connettermi alle varie banche dati e quindi cliccherò su condividere lo schermo, spero proprio che funzioni. Allora, le banche dati dell'Istituto Parri. Tradizionalmente le prime banche dati sono quelle che contenevano inventari di fondi archivistici conservati nella rete degli istituti. Questo è l'inventario dei fondi archivistici. È un inventario, vedete, organizzato per regione e all'interno della regione, prendiamo per esempio il Veneto, per provincia. Ovviamente l'inventario ha dei limiti, i limiti è aggiornarlo. E qui vedete l'inventario di quello che era un tempo l'Istituto Veneto per la storia della Resistenza. L'Istituto Veneto per la storia della Resistenza non esiste più, è diventato il centro di Ateneo per la storia della resistenza dell'età contemporanea di Padova, e è stato curato un nuovo inventario dei fondi archivistici a cura di Franca Cosmai, che è questo che vedete qui sullo schermo. Quindi sono inventari che è molto difficile aggiornare continuamente e in continuazione. Un altro link è questo, l'inventario del fondo FIAP della Federazione Italiana Associazioni Partigiane, anche questo è su Arcos, e questo sono inventari dei fondi archivistici in questo caso della FIAP, che è stato depositato presso l'Istituto Nazionale Parri. Vedete, il compilatore è Andrea Torre, che è il nostro bibliotecario archivista, e poi trovate i vari livelli
della FIAP, ma andando indietro si può trovare l'inventario di tutte le fonti archivistiche del Parri. Naturalmente tutti questi inventari, poi soprattutto le banche dati di cui parleremo dopo, hanno dietro un grosso lavoro e necessitano di un grosso lavoro di manutenzione, quindi io non posso qui che citare il nostro tecnico informatico, che è molto di più che tecnico informatico, Igor Pizzirusso, che credo ci stia seguendo, perché il suo lavoro è fondamentale e oltretutto è fondamentale anche come lavoro di elaborazione. Ricordo che Igor è anche caporedattore della rivista online del nostro istituto 900.org, rivista didattica. Poi ci sono piattaforme digitali che contengono scansioni di documenti conservati all'istituto. Per esempio, questa qui, se noi andiamo a Istituto Nazionale, qui troviamo due importanti piattaforme digitali, cioè la digitalizzazione completa del Movimento di Liberazione in Italia dall'inizio 1949 al 1973 e poi della rivista che è subentrata al Movimento di Liberazione in Italia 1974-1998. Qui voi potete trovare quindi praticamente tutte quante le copie di queste riviste, e sono dal 49 al 98, sono praticamente 40 anni della rivista, ed è una cosa preziosa che può consentire la digitalizzazione senza doversi recare in biblioteche. Poi non tutte le biblioteche possono avere queste riviste. Passiamo ora viceversa alle banche date specifiche, banche date cioè base documentaria che possono essere interrogate. L'Istituto Parri ne gestisce attualmente 5, più una che, consentitemi di citare, è il portale Partigiani d'Italia. Il portale Partigiani d'Italia non è gestito direttamente dall'Istituto Parri, perché è un portale che racchiude le schede del fondo Ricompart per il riconoscimento delle qualifiche partigiane, è gestito dal ICAR, l'Istituto Centrale per gli Archivi, e dalla Direzione Generale per gli Archivi del MIBACT, ed è stato aperto al pubblico il 15 dicembre 2020 con alle spalle un grosso lavoro all'inizio dell'Istituto Piemontese e poi dell'Istituto Nazionale, che ha anche bandito delle borse di studio per inserire le schede. Bisogna registrarsi, ma la registrazione è gratuita ed è possibile accedere ai dati e alla riproduzione digitale delle schede originali. Non è ancora completo, perché sono state pubblicate le schede delle commissioni Campania, Emilia Romagna, Estero, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte. Entro il 25 aprile dovrebbero essere pubblicate quelle delle commissioni Lombardia, Toscana, Umbria, ed entro il 2021 quelle delle restanti commissioni. Questo io credo diventerà ben presto un portale molto consultato, perché permette una consultazione multipla sia a livello di singoli nomi, sia a livello di località, di regioni, ricostruzioni di formazioni partigiane al momento della smobilitazione, e quindi sarà, credo, un importantissimo strumento di ricerca. Ripeto, non lo gestiamo direttamente noi, però il lavoro di ricerca è nostro, il lavoro di inserimento delle schede originali del Ricompart è nostro, e il portale è stato realizzato dal Ministero dei Beni Culturali con un contributo
della Scuola Sant'Anna Superiore in questo caso. Quindi questo è l'inizio. Parliamo ora invece delle banche dati gestite direttamente, create e gestite direttamente dall'Istituto Parmi. Partendo dalle prime in ordine di implementazione, e la prima è questa sulle ultime lettere dei condannati a morte della Resistenza. Qui intanto fatemi darvi alcuni dati aggiornati che Igor mi ha mandato freschi freschi 2 ore fa. Nel triennio, negli ultimi 3 anni, dal 2018 al 2020, su questo portale abbiamo avuto 31.555 sessioni di lavoro con 25.691 utenti, 232.254 pagine visionate e una durata media di sessione di 3 minuti e 25. È un materiale molto noto che in realtà si compone di 2 fondi. Il primo fondo è il fondo Malvezzi e Pirelli e poi il secondo fondo è stato implementato invece da Franzinelli. Anche qui vi faccio vedere la banca dati. La banca dati permette di fare una ricerca per nome, per luogo di nascita, per stato, regione, provincia di morte, per comune di morte, per formazioni militari, per arco temporale, poi c'è un elenco generale. Proviamo a fare una ricerca per regione e mettiamo giusto appunto il Veneto ed ecco quelle che sono le lettere dei condannati a morte del Veneto. Da qui ovviamente si può risalire alla scheda anagrafica della persona, quindi c'è una contestualizzazione importante della lettera e poi si può risalire alla lettera stessa, che in questo caso è presente anche nella fotocopia, nella scannerizzazione dell'originale. Non sempre questo è stato possibile. Quante sono queste lettere? Non sono moltissime rispetto al numero di caduti della Resistenza. Non sono moltissime perché ovviamente non sempre è stato possibile per i condannati a morte avere il preannuncio dell'esecuzione e avere anche la possibilità di scrivere ai genitori, ai familiari, qualche volta agli amici. Sono lettere che hanno più che altro un valore di testimonianza. Se vediamo quali sono le parole chiave in queste lettere, noi troviamo ovviamente molto spesso il riferimento alla patria, il riferimento ai compagni, il riferimento al fatto di dover morire innocente per aver lottato per le proprie convinzioni e così via. Complessivamente 753 lettere sono state inserite in questa banca dati. Io credo che il lavoro fondamentale, perché se noi leggiamo queste lettere vediamo che hanno una specie di struttura letteraria che si ripete molto spesso, vedete questi, il riferimento ai genitori, le ultime volontà, la fede religiosa che in molte di queste lettere è presente, la necessità di salutare compagni, amici e così via. Credo che da questo punto di vista fondamentale sia il riferimento, come dicevo,
la contestualizzazione che noi abbiamo per ciascuna di queste lettere, che è una contestualizzazione che è piuttosto importante e che spiega, ecco, la presentazione, chi è la persona che ha scritto la lettera. Qui di Gustavo Badini abbiamo tre lettere alla moglie, due lettere alla moglie e una ai figli, e vedete, le presentazioni sono anche firmate, in questo caso Chiara Saonara. Poi abbiamo una scheda con tutti i dati, la sua attività nella Resistenza, poi altri collegamenti, in questo caso collegamento con l'eccidio di San Donà di Piave, della stazione di San Donà di Piave, una bibliografia, la collocazione archivistica della lettera e informazioni reperibili in altre banche dati. Ecco, questo lavoro di contestualizzazione di ogni lettera io credo che permetta una visione storica e storicizzante di queste lettere, che molto spesso sono considerate un monumento, un necrologio collettivo, un monumento alla memoria abbastanza stilizzato e abbastanza decontestualizzato. Invece credo che proprio questo apparato di tipo storico consenta una fruizione maggiore. Allora, seconda banca dati, l'Atlante delle stragi nazifasciste. Questo lo conoscete più o meno tutti, anche perché è stato un progetto di rete al quale hanno collaborato tutti gli istituti della rete. È un progetto che ha censito tutte le violenze su persone inermi, cioè civili, partigiani disarmati, catturati o rastrellati sul territorio nazionale, censendo sia le uccisioni singole sia le stragi più grandi. È stato un lavoro molto grosso, sia verificare tutte queste notizie. Naturalmente la completezza non è mai totale in questi tipi di ricerche, ma il vantaggio di queste banche dati è anche quello di essere fondamentalmente implementabili. E infatti già l'Atlante è stato implementato, perché ogni tanto noi riceviamo segnalazioni di episodi che mancano, ma anche a volte di episodi che non avrebbero dovuto essere inseriti, perché noi qui inseriamo solo episodi, crimini su persone inermi, appunto, non inseriamo per esempio i caduti in combattimento. Attualmente sono censite 5.867 episodi con 24.375 vittime. Qui si può fare una ricerca multipla, la creazione della maschera è stata particolarmente elaborata con Igor, il gruppo scientifico che ha lavorato all'Atlante, ci abbiamo molto riflettuto. Tra l'altro Igor è colui che riceve ancora ora le proposte di correzione, cioè ci sono delle schede PDF, però le schede PDF, appunto, se uno cerca una strage, qui inserisce i dati della strage e gli viene fuori la scheda PDF. Questa è la geolocalizzazione. Però poi queste schede sono state smontate e inserite in questa banca dati, che permette ricerche di vario tipo. Si possono fare ricerche generali filtrando per età, per genere, per modalità di uccisione, per numero di vittime. Si possono fare ricerche sui reparti, quando siamo riusciti a individuare i reparti sono stati inseriti.
tipo di massacro. Tipo di massacro è un tipo di rappresentazione che noi abbiamo fatto, è un'interpretazione critica ovviamente, che noi abbiamo fatto perché non tutti gli episodi sono uguali. Noi abbiamo individuato queste tipologie che poi sono, appunto, se io digito sul tipo di massacro rappresaglia, ecco, mi vengono fuori tutti i massacri che sono effettivamente rappresaglia, 6.628 vittime in 997 episodi, vedete, qui sono organizzati, sono filtrati per numero di vittime, e quindi al primo posto c'è ovviamente quello delle fosse ardeatine. Ecco, e qui avete le varie, la descrizione, il numero delle vittime, la loro qualità, gli estremi e le note penali, cioè per gli episodi in cui vi si sono sono avvenuti dei procedimenti, abbiamo riportato gli estremi dei procedimenti, la memoria, qui la scheda di Amedeo Osti Guerrazzi, numero di vittime, qui c'è l'elenco delle vittime, abbiamo diviso le vittime, individuato anche i partigiani all'interno delle vittime, carabinieri, vittime militari, antifascisti. Quella delle forze ardeatine, come sapete, è una strage particolarmente complessa perché le vittime sono state prelevate da varie categorie, 67 ebrei. In altri casi, nei casi di massacri indiscriminati come Sant'Anna di Stazzema, Montesole, non ci sono tutte queste categorie, si tratta delle persone che erano in quel posto in quel momento. E poi responsabili e presunti responsabili, e qui avete l'Hauser Comando di Roma, e cliccando vengono fuori gli altri episodi in cui è responsabile l'Hauser Comando di Roma. In questo caso è soltanto la strage della Storta, quella del 4 giugno del 44, in cui viene ucciso anche Bruno Bozzi, ma in altri casi noi abbiamo reparti che si sono resi responsabili di vere e proprie catene di massacri. Allora, cliccando sul nome di quel reparto, si può vedere proprio la scia geograficamente georeferenziata di morti che quel reparto ha lasciato alle sue spalle. La cosa è particolarmente interessante dal punto di vista storico, soprattutto per i reparti che maggiormente si sono macchiati di episodi di violenza, e penso alla 16ª Panzergrenadier SS o all'Hermann Göring e così via. Ora questo, e poi si possono fare ricerche avanzate incrociando vari tipi di filtri di ricerca. Per esempio posso fare una ricerca in cui incrocio il tipo di episodio, rappresaglia, terra bruciata e così via, vi ho detto erano 9 le categorie, con la cronologia, e quindi posso vedere in un determinato periodo di tempo che tipo di violenza prevale rispetto ad altri tipi di violenza, e poi se voglio le posso incrociare ulteriormente con la località, con la regione e così via. Quindi è veramente, credo, una maschera che permette veramente di poter andare molto a fondo nell'analisi di questo fenomeno. Devo dire che questo tipo di banca dati, però, soprattutto questa, ha anche altre potenzialità rispetto a quelle della ricerca scientifica, e sono potenzialità di public history, nel senso che molto spesso ci capita che
questa banca dati venga utilizzata o nelle scuole per ricerche che gli insegnanti conducono con i loro ragazzi, magari localizzate sui territori in cui sono le scuole, e ho parlato con alcuni insegnanti che mi dicevano che funziona molto bene per fare lavorare i ragazzi, magari come punto di partenza, oppure comunità stesse che utilizzano i dati dell'Atlante in occasione, per esempio, delle commemorazioni degli episodi. Questo fatto si può verificare anche nelle statistiche, perché indubbiamente l'Atlante è la banca dati maggiormente utilizzata. Nel triennio passato abbiamo avuto 118.124 sessioni con 78.464 utenti, cioè sono cifre veramente importanti, più di 1 milione di visualizzazioni di pagine, 8 pagine e 88 visualizzate per sessione, con una durata media della sessione di 6 minuti e 7 secondi, cioè chi si collega e sta un periodo che per questo tipo di utilizzazione di fonte è lungo, nel senso che non è un tocca e fuggi, sono veramente motivazioni di ricerca che portano poi a soffermarsi abbastanza a lungo su gli episodi che interessano, e mi pare che sia stato effettivamente una buona idea quella di creare questo strumento. All'interno di questo strumento poi abbiamo un'altra banca dati creata successivamente, quella delle corti di assisi straordinarie. Perché all'interno? Perché è un po' la prosecuzione del lavoro sull'Atlante. Il lavoro sull'Atlante è stato finanziato dal Fondo Italo-Tedesco per il Futuro, è un lavoro in collaborazione di AMPI e di Istituto Parri. Abbiamo poi deciso di passare a un censimento e una digitalizzazione delle sentenze delle corti d'assise straordinarie con fondi sempre AMPI, Istituto Nazionale Parri, con fondi con finanziamenti che derivano invece dalla Presidenza del Consiglio, ottenuti in occasione del 70° anniversario della Resistenza. Questo è l'indirizzo, come vedete, è un sottoindirizzo dell'Atlante delle Stragi, CAS. Qui devo dire, la banca dati è una banca dati più complessa. Abbiamo messo dentro in questa, attualmente sono 3.200 sentenze, 3.230 emesse dalle corti di assisi straordinarie, dalle sezioni speciali di corte d'assisi di Milano, Monza, Lodi, Pavia, le sezioni di Pavia, Vigevano, Novoghera, Genova, Treviso, Udine, Belluno, Verona, Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Latina e Frosinone, sentenze per reati di collaborazionismo emanate dalle corti d'assisi ordinarie di Perugia, Viterbo, Rieti, Roma, Cassino, Latina e Frosinone. Perché non siamo riusciti a mettere dentro tutti? Perché sono finiti i soldi, semplicemente. E speriamo però di riuscire a farlo, perché pur essendo uno strumento che attira meno il grande pubblico, e infatti qui vedo che le sessioni sono stati 12.815 per 7.496 utenti, con una durata media di 6,44, è una banca dati piuttosto complessa. È una banca dati che permette, da un lato, anche qui per costruire la maschera ne abbiamo discusso moltissimo,
permette da un lato di approfondire le parti lesse nei procedimenti, dall'altro gli imputati, tenete presente che qui c'è anche un problema delicatissimo di privacy, nel senso che soprattutto là dove ci siano imputati che sono stati assolti, in teoria se un imputato avanzasse quello che si chiama diritto all'oblio, cioè la cancellazione dal sito di elementi e documenti che lo riguardano, in teoria noi non potremmo riportare il suo numero, però il suo nome, però per ora ci è andata bene, mettiamola così. E quindi vedete poi le sentenze, il procedimento, il tipo di reato, ma abbiamo cominciato a schedare anche l'esecuzione delle pene, abbiamo cominciato a schedare anche l'autorità giudicante, cioè i nomi dei magistrati, che sono altrettanto importanti, perché poi questa banca dati si collega a delle altre ricerche si sta portando avanti, soprattutto con l'Istituto Piemontese e con l'impegno dell'avvocato Maria Di Massa, sulla magistratura, sia sulla magistratura militare sia sulla magistratura non militare, nel caso appunto delle corti d'assisi straordinarie. Io penso che intanto il numero complessivo delle sentenze che siamo riusciti a inserire è già importante, poi ci sono, avete visto, delle sedi molto importanti. L'auspicio è quello di riuscire a completare prima o poi il quadro, e avremo un quadro complessivo di quella che si chiama la giustizia di transizione in Italia, e anche potremmo cominciare a saperne di più sulle biografie dei magistrati. Vediamo alle ultime due banche dati. Questo sulla stampa clandestina. Allora, questo è stato un progetto, anche questo, molto interessante, che ha schedato la stampa clandestina, che per sua natura è una stampa difficile da trovare, perché essendo appunto clandestina molto spesso non venivano conservate le copie, o se ne conservavano pochi, la stampa da clandestina nel periodo della Resistenza. Si tratta a volte di fogli veramente difficilmente reperibili, e anche qui la banca dati permette un elenco per testata, ma anche una ricerca avanzata in cui noi possiamo, vedete la maschera di ricerca, digitare per esempio per luogo, per provincia, per regione, per area politica. Questa è l'area politica che sono state selezionate delle banche clandestine, per gruppo militare, qualora si tratti di stampa che poteva essere direttamente emessa dalle brigate partigiane, e così via. È un lavoro, anche qui è stato fatto un lavoro di attentissima contestualizzazione. All'inizio il numero delle testate erano 500, si è utilizzato un censimento di Laura Conti pubblicato nel 61, però poi si sono aggiunte altre ricerche presso i vari istituti della Resistenza, censimenti locali, banche dati locali, e attualmente sono più di 800 le testate clandestine che sono state individuate. Sono stati reperiti 2600 numeri di queste testate e 2300 sono stati individuati, perché alcuni non siamo riusciti a trovarli, e 1900 sono stati caricati nella
nella banca dati. Alcuni di questi sono stati caricati con tecnologia OCR che permette una ricerca per parola all'interno delle file. Ecco, ritorniamo all'elenco delle testate e prendiamone una. E qui vedete anche qui una scheda in cui si riporta la composizione della testata, la fonte qui è la Tonizzi, e poi c'è un numero 1, anno 1, e questo è il numero che è stato digitalizzato. Anche questo credo sia un lavoro veramente importante, perché qui si tratta di fogli che molto spesso è difficilissimo trovare, e quindi si può evitare ai ricercatori di girare l'Italia per reperirli. L'ultima banca dati di cui voglio parlare è quella degli antifascisti volontari e combattenti della Guerra di Spagna. Questa è una banca dati a cui si sta ancora lavorando, perché è particolarmente complessa. Ah, vediamo, vi volevo dare i dati sulla stampa clandestina: sono nel triennio 14.626 sessioni, 9.626 utenti, 107.000 pagine visualizzate. La durata media di sessioni sempre sui 6 minuti, cioè vedete sono tutte durate medie molto lunghe, che dimostrano che c'è proprio un'attenzione di ricerca in chi si connette a queste banche dati. Questa è la banca dati sui volontari spagnoli. Qui bisogna dire che il lavoro è particolarmente complesso, perché l'idea è quello non solo di individuare chi erano i volontari spagnoli della guerra in Spagna, utilizzando soprattutto le ricerche dell'Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti Spagna, l'AECVAS. Sono state individuate per ora circa 4.500 soggetti, ma di seguire poi la vita di ciascuno di questi anche dopo la fine della guerra in Spagna. Anche qui ovviamente c'è un primo livello di ricerca, che è quella relativa ai nomi. Prendiamone uno a caso: Aldo Lambrevi, fiorentino. E trovate un profilo biografico. Lampredi è un personaggio molto importante. Gli eventi a cui ha preso parte, l'esecuzione di Benito Mussolini, e poi la sua vita prima della guerra di Spagna, durante la guerra di Spagna, quello che ha fatto, durante la seconda guerra mondiale, e poi quello che ha fatto dopo la guerra, lo si segue appunto nelle sue varie movimenti dopo la guerra. Questo è il primo livello, ma il secondo livello è quello dei luoghi, cioè qui possiamo per esempio digitare una regione, mettiamo Veneto, e vediamo che cosa viene fuori. E questi sono i comuni della regione dove sono presenti volontari della guerra di Spagna. Vediamo Belluno, qui apparentemente a Belluno non sono stati reperiti volontari della guerra di Spagna. Tenete presente che questo lavoro è complicatissimo, perché presuppone una ricerca in una pluralità di archivi. Tant'è che io credo che su 4.500 nominativi che sono inseriti qui dentro, solo per il 10% circa di questi è stato fatto il lavoro completo
di seguirli per tutta la loro vita, prima, durante e dopo la guerra di Spagna. Anche perché molti di questi poi sono emigrati in altri paesi rispetto all'Italia, e quindi seguirli in questi paesi è particolarmente complesso. Qui abbiamo 12.815 sessioni per 7.496 utenti e una durata media per sessione che forse la più alta di tutte, 6 minuti e 44. Quindi un uso molto approfondito di questo strumento, anche perché questo strumento, ripeto, arriva a un grado o punta ad arrivare a un grado di precisione e di informazioni che effettivamente è elevatissimo. Io spero di riuscire a vedere la fine di questa ricerca prima di scomparire da questa terra, perché effettivamente poi non c'è un gruppo di lavoro, ci sono alcune persone, soprattutto Torre, che ci si dedica nei momenti in cui ci si può dedicare, perché, ripeto, le sue incombenze sono altre. Ecco, queste sono le nostre banche dati. Concludo parlando di un metaportale. Metaportale, la guerra in Italia. Cos'è un metaportale? È un portale che mette in relazione delle banche dati diverse. Questo sulla guerra in Italia 1943-45 mette in relazione quattro banche dati. Due sono le nostre, l'Atlante delle stragi e quelle della stampa clandestina, e due sono dell'Istituto Storico Germanico di Roma, e sono cioè la banca dati sulla presenza delle forze armate tedesche in Italia, che ha realizzato qualche anno fa Carlo Gentile. È una banca dati digitale sulle pubblicazioni della Repubblica Sociale Italiana. Carichiamo il metaportale. Eccolo qua. Appunto, il progetto mira a individuare in queste quattro banche dati le fonti relative a uno stesso episodio, a uno stesso reparto e così via. È stato finanziato dal Ministero degli Esteri della Repubblica Federale Tedesca, anche questo. Mettiamo per esempio Belluno, che cosa succede se pigiamo Belluno? E qui vedete i vari riferimenti a Belluno nell'Atlante delle stragi nazifasciste, con 153 riferimenti trovati, 18 riferimenti nella stampa clandestina. Naturalmente ognuno di questi, cliccando, rimanda al luogo della banca dati dove se ne parla. 18 riferimenti della stampa clandestina e 71 riferimenti alla presenza militare tedesca in Italia, con i vari reparti. Sulla stampa della Repubblica Sociale Italiana invece non è stato trovato nessun riferimento. Anche qui la maschera però permette di fare ricerche per località, per reparto stesso. Se uno digita un reparto, viene fuori i riferimenti che vi sono in queste banche dati. Ecco, questo del mega portale mi sembra particolarmente interessante, perché cerca di rispondere a un problema che è un problema reale, quello che, perché ormai di banche dati ve ne sono un'infinità in rete, e però se non dialogano tra di loro le ricerche sono sempre molto molto difficili. Invece con un progetto come quello del megaportale si comincia a ragionare in termini di coordinamento e di dialogo tra varie banche dati. È un dialogo solo iniziale, all'inizio per ora, ma io credo sia una via che bisognerebbe seguire. Ecco, io vi ringrazio, ho parlato un po' troppo, ma ho preferito farvi vedere
gli esempi del funzionamento di queste banche dati. Allora, io ringrazio moltissimo il professore per questa esposizione. Come avrete certamente capito, c'è un giacimento nel web, naturalmente va studiato e poi coniugato e declinato secondo le esigenze dei propri studenti, perché si può lavorare con gli studenti su questi portali. Allora, io so già che ci sono delle domande per il professore. Prima di porle, visto che è stato citato più volte Igor Pizzirusso, se mi sente, se vuole... batta un colpo, così lo salutiamo e vediamo una persona, eccolo qua. È che sono, c'è una riunione in corso dall'altro computer, quindi il mio essere multitasking in questo momento mi porta ad essere su due computer contemporaneamente. No, anzi, non ho nient'altro da aggiungere, anzi, ottima, devo dire, la presentazione di Paolo, quindi ci mancherebbe che aggiungo qualcosa, insomma. Ecco, se Nadia vuole leggere le domande. Sì, volentieri. Allora, intanto in chat mi sono segnata quelle che sono arrivate finora. Saluto anch'io Igor. Non so, preferisci che te le dica tutte in una volta, Paolo, oppure andiamo una alla volta? Ma dimmele tutte una volta, vediamo se poi possiamo raggruppare le risposte, dai. Sì, beh, ce n'è due che sicuramente si potrebbero unire. Beh, la prima è la solita richiesta, se potremo avere l'elenco dei link che ci hai fatto vedere e sì, possiamo darli agli insegnanti. La prima domanda chiedeva che cosa si intende per vittime indefinite, quando facevi vedere l'Atlante delle stragi a proposito, sì, di Sant'Anna di Stazzema, perché aveva visto, sono specificate generalità, professione, cosa intendi esattamente per vittime indefinite. E due invece riguardano il problema del diritto all'oblio. Allora, la prima chiedeva per quanto tempo vale, 70 anni dalla morte della persona di cui si possiedono i documenti? E la seconda diceva, nelle sentenze della banca dati delle corti d'assise, come si stabilisce dove prevalga il diritto all'oblio e dove il diritto di ricerca e conoscenza storica e storiografica? È possibile stabilirlo questo limite? Dunque, allora, per i link poi mi dite a chi dovete, a chi li devo mandare. Va benissimo Enrico, con cui hai avuto contatto. Benissimo, poi allora li mando girare e li potete liberamente far circolare. Grazie. Vittime indefinite sono vittime di cui noi non riusciamo a sapere niente, se non il nome e il cognome, a volte nemmeno quello, nel senso che non sappiamo la professione, la provenienza, quindi c'è una percentuale di vittime che rimane indefinito. Sappiamo che ci sono, ma non riusciamo a dire niente di più rispetto al fatto che ci sono. A volte neanche il nome e cognome riusciamo a reperire, soprattutto in stragi molto grandi, c'è una percentuale di vittime che rimangono incognite. Diritto all'oblio è una cosa diversa dall'accessibilità delle fonti archivistiche, perché l'accessibilità delle fonti archivistiche, appunto, soprattutto di fonti relative giudiziarie o relative che contengono dati sensibili delle persone, è appunto 70-75 anni. Il diritto all'oblio è permanente, nel senso che se uno fa rivendica, però qui bisognerebbe poi consultare un avvocato esperto in queste cose, se uno rivendica il diritto all'oblio e questo diritto gli viene riconosciuto, viene in effetti cancellato dai siti tutti i riferimenti a queste persone. È chiaro che questo entra in forte contraddizione con il diritto alla ricerca storica. Pensate che il diritto all'oblio, per esempio, potrebbe riguardare delle vittime della Shoah o parenti di vittime della Shoah che non desiderano che si sappia che
i loro genitori o i loro nonni sono stati perseguitati in quanto ebrei, perché magari non hanno voglia neanche di conoscere la propria identità ebraica. Cioè, applicando alla lettera il diritto all'oblio, si renderebbe praticamente impossibile la ricerca storiografica. Noi siamo partiti dal presupposto che le sentenze sono pubbliche, le sentenze si può consultarle, quindi abbiamo schedato tutti i nomi che troviamo nelle sentenze, e per ora non c'è mai capitato che nessuno abbia chiesto di essere cancellato. Se ci capitasse, ho l'impressione che dovremmo accettare questa richiesta. Abbiamo avuto un solo caso, ma è un problema un po' diverso, nella Trante delle Stragi, in un episodio di violenza su una famiglia di contadini che sono stati uccisi in gran parte, due delle figlie di questa famiglia sono state violentate, e questa cosa è venuta fuori da un rapporto di pubblica sicurezza che il nostro ricercatore ha trovato e al quale ha fatto riferimento, perché poi in questo caso non c'è mai stato un processo. Ebbene, la nipote di una di queste ci ha ingiunto di togliere il nome delle due sue zie. Alla fine abbiamo fatto una trattativa per cui abbiamo eliminato sicuramente il riferimento alla violenza sessuale subita, e abbiamo lasciato solo le iniziali di queste persone. Ecco. Questo è stato l'unico caso che ci è capitato. Però, dovremmo cominciare, soprattutto ora che si stanno diffondendo di più questi strumenti informatici, a riflettere un po' di più su queste normative, che per di più vengono poi adottate a livello europeo e che influiscono moltissimo potenzialmente sulla ricerca storica. Grazie mille. Nel frattempo in chat hanno scritto un'altra domanda. Che cosa consiglieresti ad un insegnante che deve cercare delle fonti per dei ragazzi delle superiori in questi siti? Quali sono i consigli utili per una ricerca consapevole? Intanto bisogna capire su cos'è la ricerca. Normalmente si ricerca cose avvenute nel proprio territorio di competenza, nel territorio di competenza della scuola. Qui l'utilizzazione di questi materiali è un'utilizzazione che non dico ha un bollino di qualità, ma comunque ha un po' di garanzia, perché sono materiali che comunque sono stati verificati da commissioni di esperti, e quindi per esempio è difficile pensare che qui ci siano notizie completamente false o tendenziose. Ci possono essere delle notizie sbagliate, perché ovviamente le fonti non sempre sono così chiare. Allora io consiglierei di partire sicuramente da un episodio, di analizzare questo episodio secondo quello che si trova in queste banche dati, vedere su che fonti è costruito quell'episodio, la descrizione di quell'episodio, e poi possibilmente, se è possibile, andare alla radice, cioè consultare le fonti stesse. Se per esempio su un episodio c'è stato un procedimento penale, ricercare gli atti di quel procedimento penale, se ci sono, sono riportati nella scheda per esempio della Trante delle Stragi, e si sa anche dove sono depositati, e fare una visita con i ragazzi in archivio a consultare le fonti primarie. Quindi si può
capire come si costruisce una ricerca storica. E quando si arriva alle affermazioni finali, capire che cosa c'è dietro queste affermazioni finali, che poi non sono mai definitive, perché si possono trovare nuove fonti che modificano totalmente o parzialmente l'interpretazione storiografica. Cioè, partirei dall'episodio per fare una prova di ricerca storica insieme ai ragazzi, per capire che una ricerca storica si basa sempre su delle fonti, sull'analisi delle fonti, sulla critica delle fonti, e che quindi anche quando si sentono numeri sparati a caso su vari elementi, bisogna andare a verificare, bisogna andare a verificare. Vi faccio un esempio che mi coinvolge personalmente. Sant'Anna di Stazzema, che è la strage, la seconda strage italiana per numero di vittime dopo Montesole, si riporta sempre la cifra di 550 vittime, quella tradizionale. È molto probabile, per non dire sicuro, che le vittime in realtà siano circa 400. E qui però ci troviamo davanti a una resistenza da parte delle autorità locali e anche da parte dell'Associazione delle Martiri di Sant'Anna a una revisione storica che io ho proposto, in quanto che è stato creato recentemente a Sant'Anna di Stazzema il Parco Nazionale della Pace, l'istituzione Parco Nazionale della Pace all'interno del comune, con un comitato scientifico del quale faccio parte io che lo presiedo, poi c'è anche Gianluca Fulvesti, Marco De Paulis, il procuratore militare e altri due storici locali. Allora, come comitato scientifico abbiamo proposto una ricerca approfondita sul numero delle vittime. Stiamo trovando grandissime difficoltà, perché si ha paura che se il numero diminuisce si banalizzi o diminuisca l'importanza della strage, perché qualche parente delle vittime dice che ormai 550 vittime è un brand di Sant'Anna di Stazzema e quindi quel brand va mantenuto. E allora questa vicenda è importante perché appunto molto spesso i numeri, naturalmente si può ricostruire come siamo arrivati a 550. Il momento in cui dalle 300 dell'immediato dopoguerra, tre anni dopo, sono diventate 550. E anche questo, farlo con i ragazzi, è una bella impresa di critica storiografica e anche di critica, di imparare, insomma, a non prendere per buono quello che si dice. Se poi applicassimo questo metodo alle cifre che vengono veramente buttate lì, in relazione per esempio alle vittime delle foibe sul confine orientale, vedremmo che sui giornali circola di tutto. Assolutamente vero, grazie. E un'ultima viene invece da un insegnante della scuola secondaria di primo grado e dice che spesso capita che gli alunni portino le testimonianze di nonni o bisnonni, deportati o partigiani, lacunose e incomplete. Quasi sempre le famiglie non hanno adeguata documentazione per supportare queste poche notizie. Da dove e come è meglio partire per trovare altre notizie partendo dal poco che si possiede? Questi portali e siti che lei ha citato possono aiutarci a colmare le lacune? Allora, le lacune della documentazione sono difficilmente colmabili, tranne che forse per quel portale di cui ho parlato per primo, il portale Partigiani d'Italia, perché lì ci sono le schede del RICOMPART, cioè delle commissioni per il riconoscimento della qualifica partigiana, e tutti coloro che facevano le domande dovevano allegare a queste domande tutti, diciamo, gli elementi che portavano a riconoscerli come partigiani. Quindi forse lì si può trovare qualcosa di più, tenendo presente che anche questa è una fonte da prendere con le molle per due motivi. Primo,
perché in una determinata fase poteva essere molto facile ottenere la qualifica di partigiano, poi lì ci si differenziava tra partigiano combattente, tra patriota e così via, per motivi ovvi, perché poi c'erano delle conseguenze in termini di piccoli benefit che, avendo la qualifica di partigiano, si potevano ottenere, per esempio nei concorsi pubblici e così via. E questo è un primo motivo. Per cui, per esempio, se voi andate a vedere l'elenco ufficiale delle vittime di Montesole, a Montesole era avvenuta la stessa cosa che a Sant'Anna di Stazzema, solo con in misura molto più ampia, perché per Montesole si parlava di 1800 vittime e ci avevano messo dentro tutto, le vittime dei bombardamenti, le vittime, i fascisti uccisi dai partigiani, erano tutte vittime della strage di Montesole. A un certo punto proprio il comitato onoranze caduti di Montesole ha fatto una ricerca ufficiale e queste vittime, c'è un bel libro che è Montesole, chi, dove e quando, in cui poi Montesole è una serie di episodi che sono durati più di 7 giorni, in cui località per località si individuano i caduti e sono circa 770. Allora, se voi vedete il numero di donne che hanno ottenuto la qualifica di partigiane è elevatissimo ed è chiaramente un numero irrealistico all'interno di queste vittime. Sono state vittime, ma non abbiamo nessuna altra prova che fossero partigiane. Magari avevano ospitato qualche volta i partigiani nelle loro case o avevano svolto un'opera sporadica di informazione, ma per avere la qualifica di partigiano la legge prevedeva che bisognava aver partecipato almeno a un numero minimo di scontri a fuoco, di azioni armate. Ecco. Quindi perché questo? Perché magari queste erano persone rimaste che avevano lasciato dei figli in giovane età e si cercava in questo modo anche di supplire ai bisogni materiali dei sopravvissuti. E quindi, insomma, e questo è un primo elemento. Secondo elemento è esattamente diverso. Vi sono stati partigiani che non hanno fatto domanda di riconoscimento, perché non gli interessava, perché per vari motivi. E quindi non è che il ricomparto fotografa esattamente quello che erano i partigiani, però lì si possono trovare delle informazioni che altrimenti non ci sono, perché non tutti hanno conservato carte in famiglia. Grazie. L'ultima, direi, tornata di domande, sono collegate anche queste, poi ci fermeremo questa volta perché altrimenti, come la volta scorsa, non abbiamo tempo poi per sperimentare quello che avevamo preparato in forma laboratoriale. E se poi giungessero altre domande, magari in un secondo momento le rivolgiamo al professore e vi faremo avere le risposte. Queste che sono arrivate sono sulle donne. Allora, la prima riguarda la questione della violenza sulle donne come arma di guerra, è diffusa e continua nel tempo. Se ho capito bene, in questo caso, immagino si tratti di quello di cui parlavi prima, non sono stati cancellati solo i nomi delle donne, ma anche il reato subito. Se questa pratica fosse diffusa, i dati di una ricerca sarebbero documentati solo in parte, o resta una traccia in qualche banca dati? E ti faccio anche la seconda, che invece chiede se ci sono filtri particolarmente utili alla ricostruzione delle vicende resistenziali delle donne, sia combattenti che civili. Allora, la prima domanda. Noi abbiamo cancellato dalla nostra banca dati il riferimento alla violenza sessuale. E questo è chiaro, teoricamente è una cosa scorretta, nel senso che sottostima questo dato, che è un dato sottostimato peraltro. In questo caso abbiamo trovato appunto un documento di polizia che ne parlava esplicitamente, ma in moltissimi casi
non c'è proprio nessun riferimento, tant'è che se voi vedete nella banca dati dell'Atlante c'è anche una spunta sulle violenze sessuali, i numeri che vengono fuori sono assolutamente risibili. E quindi qui io credo che effettivamente sia difficile arrivare a una quantificazione di un dato di fatto che veniva vissuto come un'onta, un'ignominia da parte della vittima, quindi spesso non veniva denunciato, e spesso gli stessi parenti non volevano che si sapesse questa cosa qui. Quindi, quindi la risposta è che purtroppo questi tipi di violenze raramente possono essere quantificate. È chiaro che bisogna rifarsi più in generale a memorie dell'epoca che quasi mai però poi individuano le persone che erano state soggette a queste violenze. Per quanto riguarda le donne partigiane, allora ancora una volta il Ricompart ce lo fornisce, perché lì è possibile fare una ricerca differenziata per genere, quindi uno spunta il genere femminile, viene la località che gli interessa o la regione o anche tutta Italia e viene fuori un elenco di donne alle quali è stata riconosciuta la qualifica di partigiana. Anche nell'Atlante delle stragi si può fare una ricerca indiretta, nel senso che se noi spuntiamo tra il numero delle vittime, anche lì la spunta di gender e la qualifica di partigiano, perché noi abbiamo distinto anche civili, partigiani, antifascisti, carabinieri, renitenti alla leva e così via, si può vedere quali sono le donne che lì la qualifica non è la qualifica del ricompart, è quello che il ricercatore che ha fatto la scheda ha attribuito alle vittime in base alle sue ricerche, alle fonti che ha trovato, si può vedere quante sono le donne con qualifica partigiana che sono cadute in episodi di violenza. Quindi sì, l'approfondimento è possibile nel limite ovviamente delle fonti che queste banche dati utilizzano. Grazie, allora aspettiamo con ansia il Ricompart Veneto, arriveremo buoni ultimi, ma insomma contiamo di arrivare. Lo aspettiamo con ansia anche noi. Ottimo, ridò la parola a Stefania che immagino saluti e ti lasciamo andare e poi proponiamo invece l'altra parte di lavoro agli insegnanti. Grazie intanto da parte mia. Allora, grazie. Ringrazio anch'io, professore, come l'altra volta c'è stato così, molte domande che sono, significano l'interesse dell'argomento. Allora adesso la liberiamo. Grazie, grazie. Buon lavoro. E buon lavoro, buona continuazione. Sì. Arrivederci. Allora, visto che l'altra volta non ci eravamo riusciti, questa volta almeno volevamo riservare una parte di questo incontro a un'attività proprio didattica. Abbiamo pensato due possibili usi in classe di queste banche dati. Magari io parlo del mio e poi Enrico Bacchetti quello che suggerisce. Allora, per quanto riguarda la mia proposta è legata, sono anche contenta che il professore ha parlato di Public History, perché è un suggerimento di Public History, la possibilità di usare l'Atlante delle stragi per fare un lavoro in classe con i ragazzi e per progettare un possibile viaggio di istruzione, un viaggio di istruzione nei luoghi dove ci sono state le stragi. E è una cosa, a seconda dell'età degli studenti, che possono fare anche loro, quindi abbiamo immaginato che possa essere così un obiettivo felice anche per i ragazzi, quello di progettare in un altro mondo che non sia quello della pandemia, un viaggio reale.
E quindi io magari inserisco due documenti nella chat, uno è il progetto, così una bozza di progetto, e le altre sono delle possibili domande che si possono fare ai ragazzi che hanno progettato questo viaggio di istruzione. Quindi, ecco, se Enrico... Sì, io invece ho una proposta che parte invece dal portale Stampa Clandestina 1943-45. Vi ricordo, intanto magari condivido la pagina sul web, l'indirizzo per andare a visitarlo è stampaclandestina.it. Vi ricordo che qui dentro trovate, potete fare la ricerca, questa è la home page, e potete fare anche la ricerca avanzata appunto con tutte le possibili scelte. Vi rimando anche alla pagina formazione, dove si trovano tre dossier interessanti: uno di approfondimento, un inquadramento della resistenza in generale, un dossier che riguarda la stampa clandestina e un terzo di bibliografia sulla stampa clandestina. La proposta che vi faccio io, beh, è abbastanza semplice naturalmente. È chiaro che un portale di questo genere permette di pensare in infiniti percorsi didattici che permettono di capire che cos'è la lotta partigiana, l'autorappresentazione dei partigiani, di che cosa parlano, a chi si rivolgono, ai loro stessi compagni, al nemico, ai cittadini, agli studenti o alle donne, insomma, i valori di riferimento dei partigiani, quale lettura essi davano alle vicende che accadevano, sia alle violenze naziste che alle loro operazioni, che in generale all'andamento della guerra, quali erano le posizioni politiche. Si possono fare riflessioni infinite. Vi propongo una scheda in cui sommariamente ci sono alcune notizie da cercare, alcune sono dati quantitativi che si trovano molto, molto rapidamente con gli strumenti di ricerca. Un'altra questione invece vi costringe a una riflessione sui titoli delle testate sostanzialmente, e poi una parte di lavoro da svolgere individualmente dividendovi le testate di una provincia e poi insomma un ultimo lavoro di riflessione su un tema che potrete scegliere voi. Probabilmente non riuscirete a fare tutto, scegliete voi quello che vi sembra più interessante o meno penoso da fare e niente, vi auguro buon lavoro. Allora adesso io faccio partire la suddivisione nei gruppi, verrete assegnati automaticamente, basta che clicchiate sì ed entrate nella stanza. Comunque vi sembra un tipo di attività che si potrebbe replicare in classe con i ragazzi? Molto bella, interessante. Sì, molto interessante. Sicuramente interessante. Dopo la collega siamo della secondaria di primo grado, ecco, sicuramente più per la secondaria di secondo grado. Però magari selezionando prima, vedendo quello che può essere magari più semplice, di più semplice fruizione, magari in una buona terza, selezionando bene, si può fare. Ecco, se posso intervenire su questo, è chiaro che più i ragazzi sono maturi, più è facile che riescano a lavorarci bene. Devo dire che io ho sperimentato attività legate alla stampa clandestina. In quel caso avevo portato io i materiali, avevo già suddivisi tematicamente, perché a quel tempo era ancora difficile avere nelle classi le strumentazioni, e va bene, d'accordo, per tante ragioni. Comunque l'avevo provato con delle terze medie, è chiaro che fanno fatica, però può essere fatto anche a quel livello. Naturalmente dipende sempre dal materiale umano che si ha a disposizione, chiaro. Vedete, una buona terza selezionando bene. Però per le medie invece vedo ottima quella dell'Atlante, perché veramente puoi organizzare, qui a Padova per esempio noi nel nostro gruppo avevamo messo su un itinerario di 3 o 4 tappe e lapidi, cioè fare un percorso tematico per le vie della città che loro fanno e conoscono solo dov'è il Burger King o altri negozi, cioè mostrare anche il senso di queste lapidi, sì, diventa, poi loro sono curiosi, insomma, diventa anche un modo di portare, fare una ricerca, insomma.
Noi ad esempio a Marano Vicentino lo facciamo già da anni, questo dei percorsi dei partigiani, lo facciamo proprio insieme ai rappresentanti dell'ANPI. E quindi vedo che ha successo, cioè con le terze funziona e si sensibilizzano molto verso questo argomento, quindi hanno fatto anche testi davvero molto significativi e questo che ho scoperto adesso, però davvero questo archivio faciliterà molto il lavoro perché è stupendo, soprattutto quello delle lettere, l'ho trovato davvero emozionante e secondo me colpisce anche i ragazzi, quindi anche per contenuti, quindi selezionando qualcosa secondo me ci si può lavorare bene. Andrea Dell'Ai, che viene citato come appartenente al gruppo Produttivissimo, è ancora online, vuole dire qualcosa? Sì, sì, ci sono. No, devo dire che la cosa molto interessante è stata anche vedere come noi stessi, io e i miei colleghi, ci siamo meravigliati, ci siamo entusiasmati con quella meraviglia bambina un po', no, di scoprire delle cose. Eravamo due colleghi di Vicenza e una collega di Treviso e siamo partiti da questo dato di realtà per, come dire, per ipotizzare un Erasmus tra Treviso e Vicenza sui luoghi della memoria delle stragi nazifasciste. Ed è stato proprio bello anche vedere, riporto questa piccola esperienza, abbiamo per caso cliccato il collega su Solagna e vedendo chi era morto a Solagna, erano morte tre persone, abbiamo potuto constatare come nessuna delle tre fosse italiana, ma due erano sudafricane e una era indiana. E quindi insomma anche come l'apporto di quelli che loro chiamano partigiani venuti da territori coloniali, cioè, aprono anche parentesi di storia italiana, di storia patria poco conosciuta almeno per me, per cui voglio dire ci siamo entusiasmati nel vedere queste cose, no? Nel riconoscere questi pezzi di storia che non per me almeno non così conosciuta, questi apporti, ed è stato bello. L'idea era proprio di farvi sperimentare delle possibilità che poi possiate replicare. Grazie a voi per questi rimandi entusiastici. Io mi taccio, lascio la parola ai due colleghi che hanno elaborato queste cose e poi direi che per stasera potremmo anche salutarci e darci appuntamento per la settimana prossima. Beh, io come ho già detto, il progetto che ho suggerito è ottimista, nel senso che spero che fra qualche mese riusciamo a rifare queste cose. Però questi strumenti di cui oggi ci ha parlato Pezzino sono veramente importanti ed efficaci, non solo in periodo di lockdown, ma sempre, perché effettivamente ci danno degli strumenti utili anche per l'attività didattica. Certo, dobbiamo studiarli per riuscire a muoverci dentro con una certa agilità, ma secondo me i ragazzi anche questo può essere uno stimolo, oltre al fatto di venire a conoscenza di aspetti molto particolari che arricchiscono senz'altro lo sguardo. Se Enrico vuole dire qualcosa. Ma niente, ribadisco quello che ho detto prima, insomma quelle che ho cercato di dare sono solo sollecitazioni, è chiaro che si possono pensare mille percorsi e mille... Voglio dire, si possono anche cercare le poesie, le canzoni che si trovano dentro questi giornali di stampa, di questi giornali clandestini, le fotografie, scusa, i disegni. Perché mi ero dimenticata di dire, in queste attività sono tante le materie che possono essere interessate, no? Diceva Enrico, la letteratura, oltre alla storia, la geografia, quindi è un lavoro che si può fare insieme, basta. Sì, può avere una valenza interdisciplinare senz'altro e naturalmente il suggerimento che dava Pezzino prima è assolutamente da raccogliere, e cioè incrociare poi le banche dati, che ne so, se io penso a certi episodi della resistenza bellunese che magari vado a raccontare quando incontro gli studenti, se hanno un aggancio con la stampa clandestina lo vado a prendere,
tiro fuori degli elementi in più. Incrociare le banche dati può servire ad arricchire il quadro, e gli studenti si rendono conto che ogni singolo episodio, ogni fenomeno si può leggere da più punti di vista. Io chiuderei qui, se siete tutti d'accordo. Grazie per essere ancora in 85. Grazie a voi. Grazie a voi. Buona serata. Grazie. Buona serata, alla prossima. Grazie. Ciao, grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie.